Hello guys, welcome back to this video. So today we are here back with another video on pronomi indiretti. So all we need to do in this exercise is follow the example, meaning substituting the underscore part with the right uh, pronome indiretto. So let's go ahead and complete these exercises. So, fai una domanda al professore. Al professore meaning to him. Therefore, a lui, therefore, gli. So, gli fai una domanda. La giuria dará a te il primo premio. The jury, the panel, will give you the first prize. will give the first prize to you so to you a te ti, la duria ti darà il primo premio scriviamo agli amici agli amici to them a loro gli scriviamo A me non dispiace affatto. This one is tricky because of word order, but non mi dispiace affatto. Guys, remember also that dispiacere is a verb similar to piacere, so this uh, a me or me will become your actual subject. Quando rispondi a tuo padre? A quando gli rispondi? Non daranno mai ragione a te. They will never admit that you're right. So, non ti daranno mai ragione. Piace la festa a tua sorella? Piace la festa a tua sorella? Le piace la festa? A me basta solo un po' di pane. Mi basta solo un po' di pane. Bastare va simulato piacere. Uh, it is enough to me only some bread. Non ha risposto a noi. Non ci ha risposto. Hai restituito la bicicletta a Pino? Have you um, given back the bicycle to Pino? Gli hai restituito la bicicletta? A Luigi non piace il gelato. Uh, non gli piace il gelato. Voglio raccontare tutto a voi. A voi, uh, so, vi voglio raccontare tutto. Cosa hai promesso ai bambini? Cosa gli hai promesso? Racconto una fiaba a mia nipote. Le racconto una fiaba. Chiedi sempre favori a noi. Ci chiedi sempre favori. Ho dato la notizia a mia madre. Le ho dato la notizia. Quando racconti a me il tuo viaggio? Quando mi racconti il tuo viaggio? Manderò un mazzo di fiori a Giulia. Le manderò un mazzo di fiori. I will send um, a bouquet of flowers to her. A Lucia piace leggere romanzi gialli. Le piace leggere romanzi gialli. A Luca non piaceva la matematica. Uh, he didn't like mathematics. Uh, non gli piaceva la matematica chi telefonava sempre a tuo fratello, chi gli telefonava sempre? A me sembra un bravo ragazzo, mi sembra un bravo ragazzo. A mia madre interessa la musica. Le interessa la musica. Che cosa regalerai a tua moglie? What will you give as a gift to your wife? Cosa le regalerai? A voi servirebbe un'auto nuova. Servirebbe, um, conditional for servire, servire va a simulato piacere. Vi servirebbe un'auto nuova. Guys, again, I hope that, that also this exercise was nice and clear for you. Um, and uh, we'll do some more um, in the next following videos. Um, for now that is it. Everything that is not clear as usual, please record, listen and repeat several several times. Don't worry about verb tenses we have not encountered. We'll have a time and place where we'll discuss in depth all the verb tenses. In the meantime, please don't forget to subscribe to the channel, like the video, comment below, keep me posted on your progress, and Hit the notification bell so that you're not gonna miss any new update. I'll talk to you very, very soon. Bye!